clienti che ho sanno che faccio i coriandoli e mi porto la casa. Al posto di andare a buttarli, è una cosa perduta se la vai a buttare. Poi, quelli che vengono durante l'anno che mi porto la carta, io gli do una busta da 5 kg, da 10 kg e li faccio divertire il momento di carnevale. Quando incominciò a fare i coriandoli, incominciò con questo arnese, per questo si chiama un pizzone. Era un lavoro a mano, non era a macchina, e allora si perdeva un sacco di tempo. Invece, siccome che un collega si trovava la macchina, allora mi disse, quando sarà ti compro la macchina, perché era fatto più anziano e così, non era più cosa di farlo, e mi sono comprato la macchina. Accendiamo la macchina e incominciamo a tagliare i coriandoli. Vengono i bambini per vedere come si fa il coriandolo. Vengono anche dalla scuola per far vedere come viene fatto il coriandolo, la carta come si mette, come gli spiego tutto dalla A alla B. Le tradizioni di prima bisogna mantenerle, non perderle. Perché poi, se si prende la tradizione, finisce tutto. Può essere che all'ultimo dovrà uscire qualcuno per prendere il mio mestiere.